king. Yeah, 'cause I just kissed my baby. And money don't mean a thing to me. Eccoci, eccoci, siamo al termine di questa bellissima giornata sulla coltivazione del bergamotto e sulla gestione della chioma, sia su impianti già realizzati, sia su impianti moderni. Con Dulcis in fondo, siamo dai fratelli Fondacaro, era doveroso fare un passaggio qui in uno degli impianti più innovativi, si può dire, della Locride, dove appunto i ragazzi hanno seguito un po' tutte quelle che sono le indicazioni di una coltivazione moderna, quindi densità di impianto elevata, stiamo parlando di 800 piante per ettaro, sistema di irrigazione a goccia, adesso l'hanno leggermente spostato perché siamo all'inizio della primavera, quindi gestione delle erbe spontanee con appunto la trinciatura, avevamo necessità proprio di spostarle per poter passare con la trincia, ma poi queste ali gocciolanti verranno interrate e non sarà più un problema. Abbiamo lo shelter, abbiamo l'ozio trap, abbiamo quelle che sono, diciamo, le ripetizioni dei topping edging che servono a favorire la ramificazione delle piante e comunque dei rami e cominciare l'impalcatura, quindi siamo alla fine della potatura di formazione, inizieremo poi la potatura di produzione, quindi ecco il cespuglio da cui poi fuoriusciranno una serie di ramificazioni, molte delle quali verranno lasciate perché andranno verso la maturazione e la produzione di frutto, già nel 2023 raccoglieremo i primi frutti e alcuni poi, che sono i rami assurgenti, verranno gestiti con dei tagli di ritorno, quindi ci sarà quella che chiamo la caccia al bullo, ma ormai la pianta è formata, sembra piccolissima, sembra quasi insignificante, ma il tronco esprime molto, il tronco esprime la storia di questa pianta che ha praticamente un anno, ecco. Quindi materiale bioistico sicuramente di qualità, ma quello che è importante è che grazie a questi topping ed edging, questi tagli, abbiamo ottenuto sicuramente delle ramificazioni, ecco, abbastanza robuste, da cui poi fuoriusciranno altre ramificazioni e si creerà quello che è il cespuglio finale. Quindi lo shelter che ci dà la possibilità di proteggere il tronco anche dai roditori oppure dall'effetto fitotossico dell'erbicida, ma quello che è importante è che la pianta è già predisposta per emettere nuovi germogli che, ripeto, saranno poi le formazioni fruttifere per le prime produzioni nel 2023. Ecco il gruppo, diciamo, dei partecipanti al corso di gestione della chioma del bergamotto, ed è giusto, dopo aver visto in campo quelli che sono quegli interventi da fare per la gestione della chioma e per la gestione dei nostri impianti, sicuramente vedere qualcosa di innovativo dà idea di quella che dovrebbe essere la nuova tendenza, quindi alta densità, gestione del cotico erboso con la trincia, ali gocciolanti con gocciolatori ogni 50 cm a bassa portata che poi interreremo. Qui non è stata fatta la baula, quindi questo è l'unico elemento che manca, ma il doppio piano inclinato, cioè mettere le piante su un rialzo, sicuramente è un vantaggio. Ecco, abbiamo anche un frangivento d'olivo, suggerivo ai Fondacaro di intensificarlo, quindi di mettere le piante a un metro e mezzo, ma ci sono tutte le condizioni a distanza di 12 mesi dal trapianto per poter impostare la pianta. Non ci fa paura la densità di impianto elevata, non ci fa paura la densità, cioè la distanza ridotta tra una pianta e un'altra, perché la pianta è già partita con una serie di ramificazioni, quindi questa potrà andare al massimo a creare rami deboli, rami a frutto, e quindi non rami che invadono praticamente lo spazio dell'altra pianta, o comunque piante che hanno bisogno di tanto spazio. Quindi il 5x5 e il 6x6 viene sicuramente sostituito da un 4,80 x 2,50, quindi questo equivale a dire
700, 800, 900 piante per ettaro. Il nostro obiettivo è sicuramente raggiungere le 50, 60 kg a pianta a partire dal sesto, settimo anno, per appunto un investimento di 800, 900 piante per ettaro significa 35, 40 tonnellate di produzione di bergamotto per ettaro, significa 350, 400 quintali per ettaro. Considerate che quest'anno sono state pagate a 100 euro al quintale, ecco, cominciamo a parlare di numeri interessanti, cominciamo a parlare di prodotti che sicuramente assicurano una buona remunerazione, un buon reddito. Ecco, vediamo la presenza di ragazzi interessati sicuramente a questo investimento, perché oggi in quest'area, ricordiamo, siamo nella Locridel, dove si sta facendo un ottimo lavoro di valorizzazione del prodotto la cui diciamo bontà sta proprio nell'essenza della buccia. Ricordiamo che sta alla base della maggior parte dei profumi, quindi Dior e Chanel sono molto interessati all'acquisto di questo prodotto, che è una fragranza particolare. Però, oltre a questo, si parla di succo, si parla di proprietà particolari, la salute da parte anche del succo, delle marmellate, eccetera. Quindi è un prodotto che può essere utilizzato a 360 gradi. Ha degli ottimi sbocchi, c'è un'ottima richiesta, una elevatissima richiesta, si può dire, prezzo intorno appunto all'euro al chilo. Oggi sicuramente quest'area, dico io, è baciata dalla fortuna, perché ha delle potenzialità elevate, ma quello che sta alla base di tutto sicuramente la tecnica, quello che sta alla base di tutto è la gestione della chioma e la cura che mettiamo nelle piante, quindi il salto di qualità necessario per passare appunto da quella che è la coltivazione tradizionale, che cederà il passo a questa forma innovativa. Io voglio anche sottolineare una cosa, che queste forme sono anche rispettose dell'ambiente. Abbiamo visto che quando la pianta è più ridotta, a dimensioni ridotte, a una superficie maggiormente esposta, è più facile da trattare, più facile da curare, abbattimento dei costi e anche abbattimento dell'impatto ambientale, perché è più facile con prodotti con basso impatto ambientale risolvere i problemi che sono legati all'attacco degli organismi nocivi. Quindi bastano i sali di potassio, basta l'olio minerale bianco, bastano saponi molli di potassio, basta il perossido di idrogeno, ecco, spesso ad abbattere quelli che possono essere diciamo attacchi che sono difficili da gestire, attacchi di acari, attacchi di afidi, attacchi di cocciniglie e tutte le insidie che appunto questo agrume ha, un po' come gli altri. Ecco, quello che è importante è vedere questa bellezza della pianta derivante appunto da un anno di attività. Vediamo che grazie agli impatti, diciamo ai tagli, ha sviluppato solo ed esclusivamente formazioni fruttifere. Questo ci dà un senso di equilibrio straordinario. Ecco, e con questo penso di chiudere per il momento, perché questa è un'immagine di un inizio campagna vegetativa dopo un anno dal trapianto, ma sicuramente nel mese di giugno-luglio faremo altre riprese dove metteremo in evidenza appunto quello che è l'evoluzione dell'impianto. Benissimo, 26 marzo 2022, giornata sulla coltivazione, sulla gestione della chioma del bergamotto. Sono nella Locride, nell'azienda dei fratelli Fondacasa.